Buonasera a tutti, buonasera. E iniziamo già senza applauso. Allora, grazie per essere venuti qui. È il primo anno che abbiamo fortemente voluto iniziare questa tradizione. Inserire a metà anno, quindi per aprire, un festival musicale che dia la possibilità a tutti i nostri allievi di potersi esibire con il proprio strumento. Questo perché voi sapete bene che una nostra scelta per i concerti di Natale e di fine anno è quella di farli suonare in orchestra, perché noi nasciamo come un'orchestra, quindi il nostro obiettivo è quello. Però è anche giusto che loro inizino, imparino, si esibiscano in maniera solistica. Quindi abbiamo pensato fortemente, abbiamo voluto fortemente istituire questo festival. Io vi ringrazio per essere qui stasera, perché questo vuol dire che c'è ancora qualcuno che crede nella cultura, che crede nella musica, che crede che la cultura possa fare la differenza. E vi posso garantire che non è una cosa tanto scontata. Se c'è una famiglia che ci crede tanto dietro ai nostri ragazzi, vuol dire che c'è ancora speranza per il mondo. Quindi un grazie grandissimo a tutti quanti voi, ai genitori dei nostri ragazzi, che credono sempre nei loro figli. Quindi fatevi un applauso. Io vi chiedo soltanto, vi annuncio così, voi non potete dire che non ve l'ho detto, sono tanti i nostri ragazzi, sono tanti oggi, saranno tanti domani, quindi vi prego però, vi imploro il silenzio, per loro è difficile stare qui sul palco, ogni parola detta al mio vicino è una distrazione per il ragazzo e questo può compromettere l'esibizione, quindi se ci teniamo a loro, il silenzio per tutte le esibizioni, quindi questo mi piace dirlo per il bene dei nostri ragazzi, quando ci teniamo dobbiamo tenerci a questo. Ecco, come per ogni festival che si rispetta abbiamo due ospiti speciali, poi alla fine del festival premieranno i nostri ragazzi e stasera abbiamo il piacere, l'onore di poter ospitare qui un grande musicista del territorio, è un percussionista di Foggia, Giuliano Camposello, maestro Giuliano Camposello, benvenuto per il nostro parco. Così ci dice qualche parola, come inviare. Buonasera a tutti. Inizio per ringraziare i miei amici qui, che oltre ad essere appunto colleghi, sono davvero degli amici. Ho visto questa realtà crescere, nel senso, l'ho vista nei primi tempi quando loro hanno creato l'orchestra, con cui ho iniziato a collaborare e lavorare, e ho visto nascere appunto questa scuola. Mi è capitato già di assistere ad un sabato, se non ricordo male, proprio lo scorso anno. E non vi dico che ritrovarmi qui per la seconda volta, in questa veste un po' insolita, perché sono abituato a fare il musicista, appunto, ad essere sul palco. Mi emoziona, sono molto contento, anch'io mi accordo alle parole di Pasquale perché è vero, quello che ha detto è estremamente vero, il fatto che voi crediate nei vostri figli, in loro che sono gli insegnanti che fanno un lavoro immenso, quello che dico sempre anche ai genitori dei miei allievi, bisogna credere in loro perché non è facile essere qui sul palco, non è facile studiare perché quando non sono nella stanza con il loro insegnante vengono fuori le paure, le emozioni, viene fuori la parte brutta di questo lavoro che poi serve a crescere e a salire appunto qui sul palco. Io fremo ad ascoltare tutti loro perché sono sicuro che i miei colleghi insegnanti avranno fatto un lavoro lodevole e poi, ripeto appunto, salire qui, suonare davanti a tutti, avanti a mamma, papà, i genitori dell'amichetto, gli insegnanti, è davvero difficile. Davvero io sono felice che esista una realtà come questa ed è una cosa bella che va valorizzata. Grazie, torniamo alla fine, anche io torno alla fine e niente,
ok, vi ho detto che è lungo, basta, finisco con le presentazioni e iniziamo con lo spettacolo. Quindi adesso invito ogni maestro a presentare i propri allievi, abbiamo una scaletta e sentiremo veramente il talento dei nostri ragazzi. Buon ascolto. Buonasera a tutti. Allora, la prima che si sentirà sarà Giorgia con la canzone Lo Stelliere. Facciamo un applauso. Thank you.
Buonasera a tutti. Adesso sarà il momento di Enrico che ci suonerà We Will Rock You di Queen. E chi di voi avrà piacere può suonare insieme a noi. Facciamogli un fortissimo applauso per favore. Scusate signori, stiamo avendo un attimo problemi tecnici. Un attimo solo, Enrico, ma già andiamo un attimo avanti con la scaletta al tempo di risolvere tutto quanto e torniamo su. Ok, non ti preoccupare. Va bene, ora è il turno di Alberto Cafagna.
fatemi un applauso. Poi vedrai che ti dimentica.
la tocca a Marcel. Sola. Parate che sono attivi di Alberto Bocci, sempre accompagnata al porto dal maestro. Thank you.
Thank you.
Buonasera di nuovo. Ora Carlo Alberto Pesta, giusto? Eseguirà Adventure of Lifetime dei Coldplay. Thank you.
bellissimo applauso per Via. Seguirà Isa Peretti, la sonora dei Pirati dei Caraibi. Buon ascolto.
sarà Antonio Russo con One More Time dei Daft Punk. Buon ascolto. We'll be right back.
Adesso Antonio Augusti ci farà ascoltare Spanish Dance di Parkening e in seguito una canzone degli Imagine Dragons che si chiama Believe. Un applauso.
Proseguiamo con la prossima esecuzione di canto. Per noi Rebecca canterà la canzone di Nina Zilli. Sola. Applauso. Thank you.
Adesso, con Casa Mia di Gabri, un fortissimo applauso per Flavio.
Thank you.
Allora, solo un avviso, una comunicazione per tutti. Per i ragazzi, dobbiamo aspettare fino alla fine del concerto. Penso che sia una questione anche di correttezza. Siamo tanti, abbiamo fatto un ordine in base all'età, non è giusto che gli ultimi poi vengano penalizzati. La musica prima di tutto è il rispetto, è il rispetto dell'altro, quindi ci tengo a sottolineare questa cosa. Quindi i ragazzi aspettano fino alla fine, anche perché poi alla fine c'è la premiazione con l'attestato. Qualsiasi ragazzo che non sarà presente qui oggi non avrà l'attestato. Grazie. Cecilia Ionice, che eseguirà Profumo di fiori e l'aeroporto.
Ora si esibisce per noi Nunzia, che ci suonerà Carovana nel deserto, con tanto coraggio perché ha iniziato da solo un mese. Thank you.
Adesso è il turno di Francesca Mamidessa che canterà per voi Back to Black di Amy Winehouse. Buon ascolto.
Per noi ora suona Giorgia, la settima sonata di Corelli. Thank you.
Adesso è il momento di Clarissa Pulpia, che ci suonerà Rosé di Rosé Gallo. Un applauso.
Thank you.
Thank you.
Bene, con questa esibizione noi abbiamo concluso la giornata di oggi. Io prima di procedere, mi chiamo qui il maestro Caposeno, prima di procedere alla promozione del ragazzo, vi do prima due avvisi. Il primo riguarda i nostri ragazzi, o meglio, i nostri ragazzi dalla prima media Mizzo. Come già sapete, l'abbiamo già fatta come esperienza l'anno scorso, anche quest'anno, dal 29 di luglio al 2 agosto, sono questi giorni, mi sono ricordato? Sì, va bene. Dal 29 agosto al 2, dal 29 luglio al 2 agosto si terrà il campus musicale. È un'esperienza, quest'anno durerà 5 giorni, si terrà sempre alla struttura presso il santuario di San Ruggero in Canne, e i nostri ragazzi vivranno 5 giorni completamente immersi nella musica, come già fatto l'anno scorso, solo che l'abbiamo fatto di 3 giorni. Gli stessi ragazzi ci hanno detto che 3 giorni erano troppo pochi per poter poi effettivamente poter mettere su quello che sarà il concerto poi di mezz'estate, ed è stata una bellissima esperienza. Anche quest'anno la replichiamo, sarà di 5 giorni, e le iscrizioni partiranno l'8 di aprile. L'unico inconveniente, ma non perché dovuto da me, la struttura ha una capienza limitata, è limitato solo a 20 iscritti. Quindi noi perderemo le iscrizioni da lunedì in base all'ordine di iscrizione. Quindi chiunque fosse interessato dalla prima media in su, i più piccoli devono aspettare un attimino ancora, poi giusto qualche anno. Altro avviso, noi oggi finiamo, ma il Festival di Primavera continua domani con tutti quanti i pianisti di sax. Domani sera si chiuderà questo weekend artistico, come mi piace chiamarlo, della Puglia Sinfonietta, con l'omaggio a Puccini, un concerto completamente dedicato a quelle che sono le figure femminili dell'opera di Puccini, con 3 cantanti, con 3 voci direi meravigliose. Una è quella del nostro insegnante di canto Monica Paciolla, che sarà finita per stasera, con il nostro padre, anche lei, una meravigliosa voce, Marianna Misuriello, e con il tenore Parta Leonetta, e con me che accompagnerò al pianoforte in questo viaggio meraviglioso attraverso le aree più conosciute del maestro di Lucca. Ora, adesso io mi dilungo, chiamo i vari insegnanti, insieme a Giuliano possiamo premiare i ragazzi. Se Giuliano vuole dire giusto 2 parole. Sì, ci tenevo a dire giusto 3 cose. La prima, volevo complimentarmi con tutti voi genitori, perché come già detto, credete in loro. Io ho iniziato questo percorso che avevo meno di 2 anni, e la mia guida principale insieme ai miei insegnanti è stata quella appunto della mia famiglia, che ha sempre creduto in me, nonostante nessuno di loro sia musicista, insomma fanno altro. Quindi, primo complimento va a voi. Il secondo ai miei colleghi, perché riconosco davvero che c'è un lavoro grandissimo, loro l'hanno fatto in un modo eccellente, ognuno di loro ha contribuito alla crescita del mio bambino. E questa cosa si vedeva, togliendo diciamo che sono anche io appunto un insegnante, dalla complicità che c'era con ognuno di loro, cioè con ogni allievo si vedeva la bellezza del loro rapporto che si crea appunto facendo lezione. E per ultimo, ovviamente, tutti i ragazzi, perché sono bravissimi, vi giuro che sono bravissimi. Posso dire di avere un team fenomenale, degli insegnanti bravissimi, eccellenti, dei professionisti prima di essere insegnanti, e questo lo si può notare nella musica che hanno suonato i nostri ragazzi. Quindi un applauso per loro. Allora, iniziamo quindi con la prima lezione, poi ci vediamo al centro.
poi è più facile. Ok, allora iniziamo con la prima classe di chitarra del maestro Ruggero Palladino, Beatrice Grilli. Non per me. Sergio Barone. Vai Ruggero, vieni sopra. Voi venite sopra, maestri. Fatemi la posizione. Carlo Alberto Vista. Andrea Tucci. Antonio Boccasini. Ora con la seconda classe di chitarra, quindi del maestro Marco Grimaldi. Clarisa Andrea Pompea. Ruggero Maria Telefono. Mi raccomando ragazzi, andate via che facciamo la foto tutti quanti insieme, quindi rimanete più alla mia destra. Giuseppe Giglio. Francesco Del Curato. Antonio Musti. Savino Maffei. Vito Giannini. Cecilia Iodice. Antonio Russo. E ora con la classe di batteria del maestro Giovanni Scarini. Enrico Distorfo. Fiamma D'Oronzo.
Flavio Giovanni Pio. Ora invece la classe di canto del maestro Crispo Basi. Francesca Palmitessa. Mara Leonetti. Antonio Russo, che si è prenduto. Ora invece l'altra classe di canto del maestro Monica Paciolla. Giulia Capuano. Giorgia Grasso. Antonio Lorenzo. Rebecca Iovice. Alessandro Palmitessa. Ora la classe di violoncello del maestro Stefania Cassatella. Gloria Martellucci. Ora invece la classe di violino del maestro Lucia Sopra. Nunzia Ligio. Marcel Piazzolla. Alessio Quarto. Giorgia Romagnello. Adesso invito tutti quanti gli allievi con i maestri per fare la foto di loro. Prego, prego.